Siamo in presenza di Giuseppe Cannone, FDM Business Services. Dottor Cannone, tutt'oggi qui al convegno dedicato proprio all'intelligenza artificiale si è parlato molto di questo argomento, un argomento molto di grande interesse. Quali sono gli ambiti più promettenti legati proprio all'intelligenza artificiale? Sì, io in particolare ho presentato un caso legato alla Intelligent Document Automation, quindi intelligenza artificiale applicata al mondo del documento. Da questo punto di vista gli ambiti sono quelli in cui ci sono tanti documenti destrutturati che contengono informazioni difficilmente fruibili in altro modo. Parliamo del mondo NPL, quindi, per esempio, oltre al mondo assicurativo che ho già citato, parliamo del mondo HR, su cui siamo abituati ad avere documentazione assolutamente destrutturata, e parliamo di ambiti quindi in cui poi i dati eventualmente estratti con motori intelligenti dai documenti possono trovare un utilizzo in analisi predittive piuttosto che in per esempio soluzioni antifrode o altro del genere. Quali sono le sfide che un'automazione sempre più intelligente porta con sé, soprattutto come le imprese devono muoversi in questo campo? Allora, sono un po' di parte su questo tema, nel senso che la sfida è sicuramente quella di evitare gli errori già commessi da altri, e assolutamente il modo migliore dal mio punto di vista per muoversi e per evitare appunto questi errori è quello di affidare a chi, avendo affrontato questo tema in più ambiti, ha la possibilità di mettere a disposizione esperienze vissute le più ampie possibili. La ringrazio.